Ma fuma. Ma beve. Ma va in discoteca con Corona. Ma avete rotto il cazzo. Avete rotto il cazzo. È scoppiato un caso patologico su Nainggolan. Tutti a criticarlo. Tutti a buttargli sacchi di merda addosso. Perché, indovinate un po', è andato in discoteca con Corona. Incredibile! Come se Nainggolan a Cagliari a Roma non ci fosse mai stato. Come se da Roma a Milano dovesse diventare incredibilmente un uomo casa, chiesa e calcio. Puro e solo calcio. Mandatevene tutti a cagare. Pensavate che Nainggolan si fosse calmato tutto un botto? Che cosa avete nel cervello? I bruchi? Cioè, io dico, no? Questo povero Cristo si è infortunato. Sta cercando in tutti i modi di recuperare. Non ha ancora toccato il campo perché siamo solo alla seconda giornata. Tra l'altro, probabilmente andrà in panchina e magari, probabile, Spalletti gli faccia fare anche un 5-10 minuti. Non lo so, non so in che condizioni stia adesso. Tra l'altro, si è allenato dopo che è stato in discoteca al 200% come suo solito, come fa sempre. E voi? Ma è una merda. Ma guarda perché l'abbiamo comprato. Ecco perché la Roma l'ha venduto. Cioè, ragazzi miei, mamma mia, ma fatevela voi una bevuta che vi fa bene. Cioè, tutto sto stress, con sto caldo, non vi fa bene. Ragazzi miei, cioè, come se gli altri giocatori non lo fanno. Lo fanno tutti, ragazzi, lo fanno tutti. Lo sapete qual è la differenza? È che Nainggolan è uno vero, uno con due palle così, che mostra quello, il reale modo in cui si comporta in campo e fuori. Lui è così, non si nasconde. A differenza di tanti altri vigliacchi. Ma ragazzi, aprite gli occhi. Non è che tutti gli altri giocatori sono rose e fiori, eh. Lo fanno, ma in modo vigliacco e non si fanno vedere. Dov'è il problema? Poi vanno in campo e fanno schifo. Invece Nainggolan va in campo ed è il migliore. Guarda caso, sapevamo che quando compri un giocatore come Nainggolan, sai a cosa vai incontro, sai quali vizi ha. Dov'è il problema? La stessa cosa la faceva Maicon, eppure era il miglior terzino del mondo. Mourinho, zitto, spostava di mezz'ora, un'ora gli allenamenti per farlo allenare. Io ho testimonianze di amici che abitano davanti ai cancelli di Trigoria, cioè davanti, qua sta Trigoria, qua abitano i miei amici. Ogni sera Nainggolan lo dovevano raccattare, così lo dovevano prendere e fargli fare le docce fredde per farlo allenare il giorno dopo. Eppure era sempre il migliore in campo, quindi, ma non rompete la minchia, non rompete la minchia, basta, fatela finita, fatelo giocare. Poi, qualora rendesse male, allora ok, ce la possiamo prendere. Ma non possiamo sputare sentenza ancora prima di vedere. Keep calm, eh? Mi raccomando. Commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, anche se io archiverei comunque il caso perché è inutile parlarne, veramente inutile. Tra l'altro lui ha già smentito tutto con state dicendo solo una marea di cazzate, quindi basta. Attivate la campanella per tutte le notifiche, iscrivetevi sia al canale e seguitemi sui social, mi raccomando, seguite il Credo. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre, sempre, forza Inter. Forza Raja! Ciao!